Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi vedremo come eliminare il grasso ostinato. Allora, è una tematica abbastanza affine a un altro video che abbiamo trattato tempo fa, ossia come passare da magro a strappato. Però ci sono alcune peculiarità che andremo a vedere nello specifico, ossia quando parliamo di grasso ostinato stiamo parlando di un tipo di grasso abbastanza specifico e non parliamo semplicemente dell'arrivare a livelli di percentuale di massa grassa bassa, ma a eliminare questo tipo di grasso specifico. Comunque ci arriviamo tra un secondo, ma prima di iniziare, come sempre, se è la prima volta che arrivate su questo canale, voglio ricordarvi che questo è un canale di bodybuilding tecnico di alto livello. Io sono un preparatore atletico, seguo agonisti, professionisti e amatori, quindi riporto quella che è la mia esperienza, il mio punto di vista, che è all'interno del mondo del bodybuilding vero e proprio. Quindi non parlo di bodybuilding just for fun, non vi darò strade semplici da seguire, trucchi magici da seguire. Insomma, guardate la mia faccia, sto in preparazione, sto a 2 settimane dalla gara, sono veramente smunto e distrutto, quindi come capite non è cosa semplice. Quindi questi sono un po' i contenuti che troverete su questo canale, ci tengo a precisarlo sin dall'inizio. Comunque, detto questo, andiamo a vedere un po' che cosa intendiamo innanzitutto per grasso ostinato. Il grasso ostinato è quel tipo di grasso che difficilmente si leva, che da una parte è difficile levare, ma soprattutto si caratterizza per il fatto di essere localizzato in un punto specifico, ossia nella maggior parte dei casi per i ragazzi sono le maniglie dell'amore, i fianchetti, il basso addome, insomma questa zona periombilicale, ok? Vi è mai capitato di scendere tanto di BF, di sacrificarvi tanto e a un certo punto vedere che smettete di scendere o scendete tanto in determinati punti, ma quel grasso ostinato, quella piccola parte di grasso, non se ne vuole proprio andare? E questo in realtà non è un qualcosa di strano, di particolare, ci passiamo tutti, e il motivo è che è un tipo di grasso che si caratterizza in maniera diversa rispetto all'altro grasso, ossia sono degli adipociti che sono particolarmente ricchi di recettori alfa. Che cosa si tratta? Di che cosa stiamo parlando? Nel nostro corpo abbiamo dei recettori adrenergici, ossia dei recettori, degli ormoni adrenergici come le catecolamine, l'adrenalina, la noradrenalina, eccetera, che si differenziano in recettori alfa e recettori beta. Avete tutti sentito parlare dei beta agonisti e beta antagonisti, per esempio i beta agonisti sono il clenbuterolo, anfetamine come l'efedrina, che sono selettivi di beta 2 a livello polmonare. Infatti per esempio il clenbuterolo è un farmaco che si utilizza normalmente per l'asma, proprio perché è selettivo per i beta 2 che stanno nei polmoni. L'efedrina è un tipo di anfetamina che è selettivo nei confronti dei beta 3 che si trovano negli adipociti. I beta antagonisti sono dei farmaci che normalmente chiamati come beta bloccanti, che tendono a calmare, ok? Quindi sostanzialmente i recettori beta sono dei recettori che lavorano affinché questi ormoni, adrenalina, noradrenalina, le catecolamine in generale, vadano a fare il loro effetto, ok? Quindi quando prendiamo per esempio delle anfetamine stiamo a mille, ok? Ci sentiamo adrenergici. D'altro canto abbiamo degli altri recettori che sono i recettori alfa, che hanno l'effetto esattamente opposto e a livello del tessuto adiposo, quindi a livello dell'adipocita, vanno a bloccare il rilascio degli acidi grassi nel torrente ematico, ossia impediscono che l'adipocita si svuoti e rilasci gli acidi grassi che diventeranno acidi grassi liberi nel torrente ematico. Quindi hanno l'effetto esattamente opposto. Il grasso ostinato si caratterizza proprio per un profilo recettoriale particolarmente ricco di questi recettori alfa. Perché questo? Per motivi di sopravvivenza, semplicemente perché a un certo punto dimagriamo, il nostro corpo è settato per fronteggiare dei periodi di carestia che erano molto più presenti fino in realtà a pochi anni fa nella storia dell'evoluzione umana, quindi a un certo punto ha dei meccanismi di difesa tali per cui va ad andare a preservare le ultime scorte energetiche. Questi meccanismi di difesa sono proprio presenti nei vostri fianchetti e nel vostro grasso periombelicale. Ora, detto questo, cerchiamo di capire come intervenire per eliminare questo grasso ostinato. E ci sono 5 modi che possiamo identificare nello specifico, che racchiudono un po' tutte le strategie che possiamo utilizzare. Allora, il primo modo è il deficit calorico. Per eliminare il grasso ostinato dovete scendere di BF, perché è vero che è un tipo di grasso che a un certo punto è più difficile da portare via, però se il nostro corpo ha bisogno di andare ad attingere alle scorte energetiche, comunque a un certo punto andrà ad attingere anche a questo grasso ostinato. Quindi quando scendiamo tanto di BF, a un certo punto anche questo grasso se ne va. Sarà più difficile, sarà più faticoso. Rimando ai video che ho fatto precedentemente riguardo a tutto il cut in generale, ossia al concetto se il gioco vale la candela nel vostro caso specifico, e non ci ripasso sopra. Se il gioco non vale la candela, il mio consiglio è quello di tornare in fase di bulk, poi rimandare all'anno successivo una fase di cut in cui scenderete di più, di nuovo bulk, di nuovo cut, e a un certo punto vi dimenticherete di questo grasso ostinato, anche perché
La cosa che noterete nel corso degli anni, noi l'abbiamo notata su tutti i nostri atleti, è che noi prendiamo le pliche, la plicometria sugli atleti con una cadenza periodica di 12 settimane, e quello che abbiamo notato è che nel corso degli anni, gli atleti che seguiamo per anni, a un certo punto la distribuzione del grasso è molto più uniforme nel corpo, ossia magari all'inizio hanno delle pliche molto più compatte a livello periombelicale, poi negli anni dopo bulk e cut impostati in maniera giusta, intelligente, la distribuzione di grasso è molto molto più uniforme, ok? Quindi in molti casi conviene semplicemente rimandare. Secondo consiglio, quando impostate un periodo di definizione, state molto accorti a quello che è il nutrient timing, ossia il timing dei nutrienti, quando andate a inserire i vostri macros all'interno della giornata. In particolare, quando parliamo di nutrient timing, io ho già fatto diversi video in merito, parliamo del concentrare i carboidrati nella pre-workout nutrition, quindi tra il pre, l'intra e il post-workout, e i grassi lontani da questa finestra. In sostanza, quel che vogliamo fare è dare al corpo i carboidrati nel momento in cui è più efficiente, più settato per poterli bruciare. Questo ci permetterà di far cosa? Di tenere i carboidrati più alti. Quindi faremo un periodo di definizione in cui il nostro intake glucidico sarà verosimilmente più alto rispetto a distribuirli a caso nel corso della giornata, proprio perché dopo l'allenamento i GLUT4 sono particolarmente recettivi, il nostro corpo sarà molto recettivo nell'utilizzare i carboidrati, quindi faremo un periodo di definizione in cui i carboidrati saranno più alti, saremo meno stressati e tendenzialmente sarà più efficiente tutta il concetto di perdita di massa grassa, ok? Il nutrient timing non deve essere estremizzato, cioè non dobbiamo mangiare carboidrati solo dopo l'allenamento, però comunque curarlo è molto importante. Poi se volete dei video specifici, perché magari non li trovate sul canale, sono sicuro di averli fatti, però magari se volete qualcosa scrivetelo nei commenti che approfondirò questo secondo punto. Terzo punto, hard training. Lavorate sodo in palestra, spingetevi al limite. Di nuovo, questa è l'essenza stessa di questo canale YouTube, approcciarsi all'allenamento, approcciarsi al bodybuilding come uno sport di performance. Quindi andate in palestra e fate demoni. Non avete idea veramente di quello che è possibile nel momento in cui vi allenate in una certa maniera. Allenarsi in una certa maniera vuol dire tendenzialmente intendere di nuovo la performance che avete in sala, quindi tendenzialmente spingervi al limite, portare a cedimento le serie, fare un massimo volume per voi recuperabile, avere una connessione mente-muscolo perfetta, una forma perfetta, insomma tutte queste caratteristiche permetteranno di attivare e settare il vostro corpo al meglio affinché possiate da una parte andare a utilizzare al meglio i macronutrienti, dall'altra a portare avanti un periodo di definizione in maniera molto più proficua, ossia bruciare molto più grasso. E di nuovo, la cosa di cui ci siamo accorti nei nostri atleti è che quando iniziano a lavorare in una certa maniera la distribuzione del grasso è molto più uniforme, quindi il corpo entra in uno stato di maggior fisiologia, ok? Inizia a interpretare delle necessità prettamente di performance, necessità energetiche, tali per cui non c'è questo bisogno di differenziazione del grasso, come grasso ostinato, eccetera, eccetera. Quindi lavorare sodo con un certo mindset in palestra è veramente, veramente importante da questo punto di vista. Ok, quarto punto, allenamento HIIT e in generale cura della sensibilità insulinica. Se la vostra sensibilità insulinica è ottimizzata, l'utilizzo dei nutrienti è ottimizzato e il processo di perdita di adipe è ancora più efficiente. Allora, questo ve lo posso assicurare, per andare a perdere massa grassa dovete essere settati su un ottimo utilizzo dei vostri substrati energetici, se no l'unica scelta che avete è quella di scendere tantissimo di calorie perché il corpo è inefficiente, ma anche in quel caso un corpo inefficiente è un corpo che vuole salvaguardarsi e quindi va a mantenere il grasso, in particolare il grasso ostinato, perché di nuovo è un grasso che è più portato e più in grado di mantenere, ok? Quindi questo aspetto è veramente, veramente importante. Ora, l'allenamento HIIT, quindi al di là dell'hard training, il concetto di allenarsi intendendo il bodybuilding come sport di performance, quindi allenandosi intensamente, un altro tool, un'altra opzione che abbiamo è quella di inserire degli allenamenti HIIT, ossia del cardio intervallato, quindi high intensity interval training, che è un tipo di allenamento che permette di avere un'efficienza da un punto di vista mitocondriale e poi migliorare tantissimo il profilo della sensibilità insulinica. Quindi in generale migliora la capacità del nostro organismo di utilizzare quel che deve utilizzare ai fini per cui li deve utilizzare, ok? Quindi questo è un aspetto molto importante. Il mio consiglio con l'HIIT, ho fatto già dei video riguardo al cardio, però il mio consiglio è di non inserirlo nelle ultime fasi di definizione in cui può essere troppo stressante e può avere un impatto sistemico troppo forte, però sicuramente iniziare un periodo di definizione spingendo tanto in termini di allenamento, spingendo intanto in termini di HIIT e poi magari shiftare la componente di allenamento cardiovascolare verso forme più blande che possono essere il LISS o semplicemente la considerazione del NEAT, quindi il conteggio dei passi. Oggi è giorno off e sto quasi a 20.000 passi, ottimo. Quindi in questo contesto è sicuramente una scelta molto molto efficiente.
Magari, se vi interessa, scrivetelo qua sotto nei commenti, posso fare un video specifico sull'inserimento dell'IT e come applicarlo, eccetera, eccetera. L'ultimo punto, per il grasso ostinato, riguarda proprio questo profilo che ho anticipato dello stress sistemico, ossia la gestione dello stress, in particolare dello stress del sistema nervoso centrale, del CNS. Perché è molto importante? Perché nel momento in cui il nostro sistema nervoso centrale è in crisi, nel momento in cui lo stress è elevato, si attivano non soltanto tutta una serie di sistemi di allarme, sistemi enzimatici, sistemi ormonali, che fanno sì che proprio questa differenziazione del grasso ostinato ha vita, ha effetto, ossia il corpo dice ok, perfetto, fammi mantenere questo grasso ostinato perché sto in una situazione allarme, ma al tempo stesso si attiva un processo di resistenza insulinica paradossa, ossia il nostro corpo entra in uno stato di infiammazione subclinica che porta con sé come effetto una desensibilizzazione insulinica, una vera e propria resistenza insulinica, tale per cui i carboidrati che andiamo a mangiare non riusciamo a gestirli efficacemente. Questo è il caso in cui molto spesso siamo super affaticati, diciamo ok perfetto, non so, inserisco una ricarica, inserisco un po' più di carboidrati perché non sento pompaggio, e ci vediamo come botti d'acqua, improvvisamente ci ritroviamo che non riusciamo più a gestire veramente i carboidrati. Questo ho parlato in altri video, state molto molto accorti a questo fattore, e in un certo senso fare un periodo in cui lavoriamo sulla sensibilità insulinica, inseriamo l'IT, in un certo senso affamiamo il corpo, quindi tendiamo a tenere i carboidrati un pochetto più bassi, senza andare a cuocersi a livello del sistema nervoso centrale, può essere molto molto intelligente. Questo è di fatti il motivo per cui, per esempio, nel nostro programma di allenamento per la definizione Vulcano abbiamo impostato lavori molto metabolici, quindi volume leggermente più elevato, intensità in termini di carico tendenzialmente ridotta, molte tecniche di intensità, molto lavoro metabolico, proprio perché così affaticheremo meno il sistema nervoso centrale, però il muscolo lavora tanto, c'è un'ottimizzazione della captazione del glicogeno, e tutto questo ci porterà poi alla fine del programma, c'è un protocollo diciamo di tapering che ci porta proprio alla nostra top condition, e questo è un approccio molto più sensato per non sovraffaticarci da un punto di vista sistemico e quindi mantenere il corpo, diciamo coccolarlo in un certo senso e fargli capire ok, va tutto bene, tutto tranquillo, puoi bruciare anche quel grasso ostinato. Ok ragazzi, questo è tutto per questo video, spero che sia stato apprezzato. Qualsiasi domanda scrivetela qua sotto, sarò ben lieto di rispondere come sempre. Per qualsiasi altro dubbio avete il nostro portale rhinonation.it a disposizione, c'è un forum diviso in alimentazione, allenamento e integrazione in cui potete fare tutte le domande, potete seguirci sui nostri logbook personali in cui documentiamo tutto il nostro percorso, mio, di Giorgia e dei nostri atleti. Quindi ci rivediamo, per chi volesse buttare un occhio a Rhino Nation, c'è un free trial di una settimana, e detto questo ci vediamo qua su YouTube sul prossimo video.